Buonasera, bentrovati a questo nuovo aggiornamento dell'informazione del TG6. In apertura l'Abruzzo che ha la sua prima zona rossa, si tratta della Valfino. Il presidente della regione ha firmato davvero pochi minuti fa l'ordinanza numero 10 che istituisce la zona rossa nei comuni, leggiamo proprio dall'ordinanza, di Castilenti, Castiglione, Messer Raimondo, Bisenti, Arsita, Montefino ed Elice. Dunque la Valfino, ciò che ci si attendeva alla vigilia della emanazione di questa ordinanza, ma è escluso il comune di Penne, che pure aveva fatto richiesta di zona rossa. Per questi territori c'è il divieto di allontanamento e di accesso, è comunque consentito il rientro in domicilio o nella residenza, c'è la sospensione delle attività degli uffici pubblici ad eccezione di quelli essenziali di pubblica utilità, sospensione delle attività produttive e commerciali ad esclusione dei negozi di generi alimentari e di prima necessità, ad esempio le farmacie, sospensione di tutti i cantieri, chiusura dei parchi pubblici e degli altri spazi comuni, così come dei cimiteri, soppressione delle fermate dei mezzi pubblici. È davvero tanto altro in questa ordinanza, che dunque istituisce la prima zona rossa nella nostra regione, così come è accaduto in altre regioni d'Italia, soprattutto nel nord. Per parlare proprio di questa ordinanza andiamo in diretta da Pescara, c'è Paolo Renzetti, eccolo qui, a cui do la buonasera. Paolo, con te c'è un ospite che è il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Guerino Testa, a cui do la buonasera. Sì, grazie, grazie Alfredo, buonasera, buonasera ai nostri telespettatori in diretta da Piazza Le Laudi, siamo a Pescara, come dicevi tu siamo con il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Guerino Testa, che ovviamente ringraziamo per aver accolto il nostro invito. Consigliere Testa, pochi minuti fa è arrivata l'ordinanza per la zona rossa nei comuni della Valfino, subito un suo pensiero su questa decisione forte della giunta regionale del presidente Marsilio. Ma innanzitutto buonasera a tutti, ringrazio voi di avermi invitato. Penso che il Presidente, con grande senso di responsabilità, abbia emanato questo decreto che è stato oggetto di incontro tramite conference call con i sindaci della zona, la zona della Valfino, la zona della Vestina, e a seguito di questi incontri anche con i vari direttori generali delle ASL, in questo caso della ASL di Teramo e della ASL di Pescara, oltre all'assessore Nicoletta Verì, si è deciso di fare questo atto forte, atto richiesto dai territori, atto dovuto, e penso che questo atto sia importante per sconfiggere in maniera ultima questo virus terribile che sta attanagliando l'Italia, non solo. Nella zona rossa non è stato inserito il comune di Penne, che pure aveva fatto richiesta di poter far parte di questa zona rossa, la prima zona rossa della nostra regione. Secondo lei perché Penne non farà parte e non farà parte di questa zona rossa? Ma al momento Penne non fa parte della zona rossa per un motivo chiaro e specifico, sia che la relazione fatta dal facente funzione, il dottor Caponetti, quindi dall'ASL di Pescara, fa emergere una situazione non complessa come quella che risiede nelle altre comuni, sei comuni che sono interessati da questa ordinanza, e quindi al momento Penne, che è da tenere ovviamente sott'occhio e sotto controllo al pari di tante altre comunità del nostro territorio provinciale, al momento non rappresenta delle criticità tali da far scattare la zona rossa. Consigliere Testa, una decisione forte, importante da parte della Giunta regionale, che testimonia la particolarità e la gravità del momento, la gravità che sta vivendo in questo caso la Regione Abruzzo, gli abruzzesi e soprattutto i residenti proprio in questi comuni che faranno parte della nuova zona rossa. Situazione complessa che mai nessuno avrebbe potuto immaginare, una situazione che però la politica da un lato e gli esperti, in questo caso tutto il mondo sanitario, che ringrazio apertamente e di cuore da cittadino e da rappresentante delle istituzioni, stanno facendo la loro parte, stanno lavorando in accordo per cercare di debellare, come ho detto prima, questo virus terribile.
La situazione è particolare, la situazione degli ospedali è molto complessa, però noi abbiamo una cifra professionale all'interno degli ospedali tali che ci fa rincuorare e ci fa vedere il futuro con ottimismo. A proposito, Paolo, di ospedali, scusami, la situazione... Sì, Alfredo, sì. Ti blocco un attimo perché volevo capire una cosa, sì, che sicuramente sarà spiegata poi meglio nella conferenza stampa di domani che il presidente Marsilio ha programmato per le ore 11, che noi seguiremo con una edizione straordinaria del telegiornale. Ma volevo capire se l'ordinanza firmata dal presidente è stata condivisa o meno dal governo, nel senso, c'è stata la conference call con il ministro Boccia, ma mi sembra di aver capito che il governo aveva dato parere contrario, dunque in questo caso la regione avrebbe fatto da sé in maniera autonoma. Sì, giro questa considerazione e questa domanda ovviamente al consigliere regionale Guerino Testa. Diceva Alfredo Primante da studio, decisione del presidente della giunta che non è stata condivisa con il governo nazionale, con il ministro Boccia, conferma questo? Il presidente, con grande senso delle istituzioni e di responsabilità, ha mandato la bozza del decreto al governo. Dopo tot ore non è tornata dal governo nessun tipo di risposta e quindi il presidente ovviamente anche giustamente ha emanato questo decreto che dimostra grande coraggio e grande voglia di abbattere questo virus. Ma cosa significa secondo lei questo, cioè questo mancato accordo tra il governo regionale e il governo nazionale? Io non la vedo come un mancato accordo, probabilmente questi sono giorni molto confusi, giorni pieni di lavoro e quindi probabilmente il governo con il quale il presidente Marsilio ha un ottimo rapporto di collaborazione ha voluto, pur non essendo tenuto, mettere all'occorrenza del governo questo decreto. Quindi non vedo che come né uno sgarro né una mancanza di volontà da parte del governo, ma solo probabilmente una non coincidenza dei tempi. Restando alla politica, consigliere Testa, bisogna dire che nella nostra regione i politici, la politica, gli enti, le amministrazioni stanno rispondendo all'unisono. Parlo di maggioranza di governo, di opposizioni, si sta lavorando verso un'unica direzione, come è giusto che sia. Giustissimo, ma è un dovere della politica fare questo in un momento così terribile. Aggiungo che noi come centrodestra abbiamo emanato un progetto di legge che spero vada in consiglio regionale tra 7 massimo 10 giorni, che presenta e illustra misure per combattere la crisi economica e finanziaria delle piccole e medie imprese abruzzesi operanti in tutti i settori, e proprio nel pomeriggio di oggi, tra le tante conference call, il presidente ha sentito anche il capogruppo di opposizione per condividere e per cercare di andare in aula con un unico testo condiviso. Alfredo, prima di salutare il consigliere Testa che deve andare via, non so se c'è qualche altra domanda, considerazione da studio a te. No, soltanto per aggiungere al discorso che abbiamo fatto prima riguardo del governo, che nella nota del presidente della regione viene citata la risposta del ministro Boccia, che avrebbe detto che anche la regione Molise aveva fatto richiesta di queste zone rosse e il governo aveva dato parere contrario. Ecco, forse spiegato il perché del fatto che il governo appunto è spesso parere contrario anche per quanto riguarda la richiesta di Regione Abruzzo, che comunque, come ci ha spiegato Guerino Testa, ha fatto comunque la sua scelta al di là della condivisione o meno del governo. Paolo, un'altra considerazione volevo fare di carattere più generale prima di salutare, certo, Guerino Testa, sulla risposta complessiva del sistema sanitario regionale dal punto di vista della maggioranza, insomma, e anche dal punto di vista di Guerino Testa, che poi sta vivendo in provincia di Pescara forse l'emergenza maggiore. Volevo sapere una sua considerazione rispetto alle misure messe in campo al di là della zona rossa dalla Regione Abruzzo e dall'amministrazione sanitaria.
Sì, chiede sempre consigliere Testa, Alfredo Primante da studio, un suo parere sulla risposta, sulle misure che sono state predisposte in queste settimane dalla Regione, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto sanitario, la gestione dell'emergenza sanitaria, al di là della decisione oggi di istituire la zona rossa in alcuni comuni della nostra Regione. È stato fatto tutto quello che c'era da fare e si poteva fare? È ovvio che si può fare sempre di più e sempre meglio, però c'è un rapporto costante, quotidiano, tra il presidente, l'assessore Verì, i quattro dirigenti generali delle quattro ASL con i dirigenti dei pronti soccorso, tipo il dottor Albani per la provincia, per il pronto soccorso di Pescara, perché si prendono decisioni all'unisono e che possono andare nell'auspicata ipotesi di risolvere questo problema. Si sta cercando di garantire le mascherine nei vari reparti, in tutti i punti nevralgici, grazie anche a un lavoro meritevole da parte della Protezione Civile. C'è ancora qualche disfunzione perché ad esempio le associazioni tipo la Caritas, la Misericordia, tipo la Croce Rossa stanno un po' a corto di questa strumentazione, ma si sta cercando di andare incontro alle loro legittime richieste. Ovviamente la popolazione abruzzese sconta un indice di vecchiaia abbastanza elevato, ecco perché i decessi sono dovuti anche a un indice di vecchiaia che va poi a sommarsi con una patologia, e quindi il problema esiste, però il problema viene fronteggiato, ripeto, dalla politica in un senso, ma principalmente dalla parte sanitaria, e lo dico in maniera convinta che abbiamo una struttura sanitaria tale da farci vedere con positività il futuro, e li ringrazio tutti in maniera proprio senza fine. Prima di salutarla, un'ultima considerazione: lei è stato in passato presidente della provincia di Pescara, e cosa si sente di dire ai tanti abitanti residenti di Pescara e della provincia di Pescara in questo momento difficile per quanto riguarda i contagi, soprattutto nel pescarese? Abbiamo una sola soluzione per combattere questo virus, quella di stare a casa. Vediamo ancora troppe persone che sfruttano anche il tempo positivo per andare a correre sulla Riviera, sulla Strada Park. Io chiedo 15-20 giorni di pazienza ancora, di stare a casa, di spostarsi solo per le cose veramente necessarie per il sostentamento delle famiglie, per poi riprenderci la nostra vita quotidiana, la nostra città. E voglio ovviamente ringraziare tutti i sindaci, in questo caso i 46 sindaci della provincia di Pescara, ma che al pari degli altri sindaci, altre tre province, stanno facendo uno sforzo incredibile, perché poi i primi cittadini sono il front office delle richieste di ogni cittadino. Quindi andiamo avanti così, però restiamo a casa, questa è la cosa più importante. Grazie, grazie al consigliere regionale di Fratelli d'Italia Guerino Testa, grazie per il suo prezioso contributo. Da Pescara è tutto, linea che può tornare allo studio, a te Alfredo. Grazie, grazie a Paolo Renzetti, l'ho rispennato alla parte tecnica, chiaramente grazie a Guerino Testa per essere stato ospite nel nostro telegiornale. Adesso il bollettino, come sempre, come tutte le sere, sale a 263 il numero dei positivi al Covid-19 nella nostra regione dall'inizio dell'emergenza. I dati arrivano a seguito dei tamponi oltre 2000 che sono stati analizzati nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara e da lunedì anche nell'istituto zooprofilattico di Teramo. Rispetto a ieri si è registrato un aumento di 35 casi, 99 pazienti sono ricoverati in ospedale, non in terapia intensiva, 41 sono invece in terapia intensiva, il maggior numero nella provincia di Pescara, mentre gli altri 109 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte della ASL. Nel numero di casi positivi sono compresi anche i 7 pazienti deceduti, per i quali però spetterà all'Istituto Superiore di Sanità stabilire la causa della morte, se è da attribuire al coronavirus, perché si tratta di persone già affette da patologie pregresse. 5 invece sono i pazienti clinicamente guariti, cioè che da sintomatici sono diventati asintomatici, e 2 i guariti in maniera completa, che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono anche risultati negativi ai test di controllo.
Proseguiamo con il nostro telegiornale e andiamo ad ascoltare adesso un'intervista fatta via Skype, registrata questo pomeriggio all'ex assessore alla sanità della Regione Abruzzo ed oggi consigliere regionale del Partito Democratico Silvio Paolucci, col quale abbiamo parlato dell'emergenza sanitaria, della programmazione che si sta facendo e delle mosse che sta portando avanti la Regione Abruzzo e anche dei tagli che ci sono stati in passato nella sanità pubblica. Sentiamo l'intervista. Io ritengo che ci sia diciamo una debolezza nella programmazione. Il fatto di aver lasciato diverse aziende sanitarie senza il vertice delle stesse aziende, il direttore generale a Teramo, il direttore generale a Pescara, il direttore sanitario a Chieti, il direttore amministrativo all'Aquila, con qualche difficoltà al dipartimento sprovvisto di diversi dirigenti, qualche piccolo problema lo ha sostanzialmente generato. E il fatto di aver delegato alle quattro aziende anche di fare la programmazione attorno ai presidi cosiddetti Covid e ad altri tipi di ovviamente prestazioni e funzioni programmatorie che dovrebbero in qualche modo garantire in questa fase, ecco, qualche piccolo problema lo ha creato. A breve la Valfino diventerà zona rossa, una misura richiesta a gran voce dai sindaci. Secondo lei si poteva fare qualcosina in più? Abbiamo avuto una call con il Presidente della Regione proprio qualche ora fa, ci ha detto e ci ha parlato di un costante rapporto con il governo anche attorno alla delimitazione delle zone rosse. Di certo, a nostro avviso, in alcune situazioni si deve intervenire con il massimo, tra virgolette, della forza possibile, delle misure possibili in questa fase. E pertanto torniamo a chiedere un intervento molto, molto significativo in questa zona e in tutte le zone dove scientificamente è ormai dimostrato esserci un focolaio. Altra polemica è quella che riguarda l'ospedale Covid ad Ortona. Il sindaco è andato un po' su tutte le furie per la decisione della ASL che all'ultimo momento ha cambiato le carte in tavola. Anche da questo punto di vista, forse c'è stato un difetto di comunicazione fra la ASL e i territori. Invece di fare come in altre regioni, ad esempio le Marche, in cui ha scelto con un atto di giunta quali fossero i presidi e con quale intensità, ovviamente di prestazione, dovessero in qualche modo far fronte nella rete e nel percorso dell'assistenza al Covid, invece in questo caso in Abruzzo si è dato mandato alle ASL, fate voi. A mio avviso questo problema, questa debolezza della programmazione sta causando anche quello che abbiamo registrato. Queste ore, in questi giorni, da più parti si dice probabilmente è stato un errore tagliare così tanto nella sanità, togliere dei presidi anche in zone non centrali. Secondo lei è un ragionamento corretto alla luce di quello che sta accadendo questo, cioè si è tagliato troppo e con poco criterio oppure il sistema comunque regge al di là di tutto? Allora, due cose. Intanto, gli ultimi tagli in Abruzzo sono stati fatti per quanto riguarda le strutture sanitarie nel dicembre del 2010, quindi parliamo ormai di 10 anni fa. Il secondo elemento che voglio dire e rendere noto è che ovviamente la programmazione sanitaria per quanto riguarda i posti letto ospedalieri non si fa su un'epidemia. Perché chiaramente passata l'epidemia nel giro relativamente di poco tempo, ti ritroveresti di nuovo strutture sostanzialmente vuote. Lo sto dicendo soltanto perché la sanità ha bisogno di una programmazione flessibile, non fissa, che cambi nel tempo e che assecondi i nuovi fabbisogni della popolazione. E proprio su questo mi aggancio perché dopo l'emergenza il grande tema che questa epidemia ovviamente fa venire alla luce è il ruolo del territorio. È un tipico esempio quello che abbiamo di fronte, dove l'integrazione tra territorio e rete ospedaliera è fondamentale. Passata
chiamata emergenza, noi avremo di nuovo tantissima necessità di rimettere al centro il ruolo dell'investimento della medicina sul territorio. Voglio soltanto ricordare, se lei è d'accordo, che laddove i cittadini avessero dei sospetti, di rivolgersi al telefono, al medico di medicina generale, al numero verde del Ministero della Salute e ai numeri che ciascuna ASL per il proprio territorio, mi consenta una parentesi, noi chiedevamo un solo numero unico verde per tutta la regione Abruzzo, ma che le quattro ASL a seconda dei territori hanno messo a disposizione dei cittadini. L'ultima raccomandazione, state a casa, davvero, per chi può ovviamente. La dottoressa Federica Sozio, dirigente del reparto di malattie infettive all'ospedale di Pescara, afferma che la situazione nel nosocomio diviene sempre più critica, con il numero dei ricoveri che è maggiore a quello dei dimessi. La dottoressa inoltre spiega una volta per tutte la questione degli asintomatici e la possibilità di fare tamponi a tappeto. Ascoltiamo questa intervista curata da Giuseppe Dintino. Nelle ultime ore la condizione è ulteriormente peggiorata perché non ci sono posti letto, ovviamente le malattie infettive sono finiti già da qualche giorno, abbiamo acquisito altri reparti, cioè ancora un'affluenza massiva, purtroppo l'affluenza attualmente è di soggetti con febbre, tosse e difficoltà respiratoria, quindi con quadri conclamati di polmonite già documentabile alla TAC in pronto soccorso. Ci sono disposizioni per riuscire ad ottenere nuovi posti? Sono già state fermate tutte le attività non ritenute necessarie, come gli interventi chirurgici in elezione, per ridurre ovviamente i posti che necessariamente poi servono nella cosiddetta tipo, cioè la terapia intensiva post-operatoria, che ovviamente è impegnata in queste ore a gestire l'emergenza di insufficienza respiratoria. Ulteriori posti si stanno creando perché si sta riattivando la rianimazione dismessa di Penne, dovrebbero riattivare anche la vecchia rianimazione di Pescara, diversi posti letto che erano qui, però cominciamo ad essere in difficoltà perché il numero degli ingressi è notevolmente superiore al numero delle dimissioni che riusciamo a fare. E per quanto riguarda il personale sanitario, state facendo dei turni massacranti, ma perlomeno possiamo dire in sicurezza? Siamo cercando di farli in sicurezza, ovviamente il più possibile in sicurezza, stiamo ottimizzando quello che abbiamo, purtroppo il problema è che siamo pochi e per fortuna i colleghi delle altre discipline hanno dato la disponibilità ad affiancarci in modo che ci sia per ogni reparto un infettivologo e un collega di un'altra disciplina. La questione degli asintomatici, sono effettivamente contagiosi oppure no? E in percentuale quanti dei contagiati sono asintomatici? Una buona parte dei soggetti che si infettano presentano pochi sintomi o quasi zero sintomi. Questi sono più, per fortuna, sono circa il 60%, altrimenti saremmo al collasso nell'ospedale. Per quanto riguarda invece la probabilità che questi oligosintomatici, cioè che hanno pochi sintomi o asintomatici, siano effettivamente contagiosi, ci sono dei dati che ci dicono che sono meno contagiosi dei soggetti con i sintomi. Diciamo che solo il 3% circa degli asintomatici è capace di contagiare. E da quel che mi dice però mi vengono due dubbi, cioè primo, se allora sarebbe utile tentare di fare tamponi a tappeto a tutti per tentare di isolare anche gli asintomatici, e poi siccome dice che in molti casi non vi sono sintomi, allora come fa un cittadino a sapere se si è ammalato oppure no? Facendo il tampone a tappeto noi troviamo sintomatici ed asintomatici. Noi in questo momento dobbiamo capire quali sono i pazienti che necessitano di un intervento medico, che quindi vanno ospedalizzati perché sono a rischio di progressione. Per tutti gli altri, quelli che non hanno sintomi, vale comunque le indicazioni ministeriali di rimanere al proprio domicilio isolati. E un'ultima domanda, chi è guarito dal coronavirus può riammalarsi? Questa è una bella domanda perché ci sono opinioni discordanti anche su questo, non abbiamo avuto il tempo per osservarli, abbiamo bisogno ancora di qualche settimana per dirci questo. Speriamo di no innanzitutto, ma probabilmente no, altrimenti si automanterrebbe nel tempo per sempre questa infezione. Non abbiamo ancora un'informazione certa da dare in merito. Pensiamo di no.
Restiamo all'ospedale di Pescara perché in redazione ci sono arrivate alcune fotografie che riguardano le mascherine che sono state date in dotazione al personale sanitario. Le vedete, eccole qui, mascherine che lamentano i sanitari non sarebbero adeguate alle esigenze e soprattutto a dover far fronte ad un virus come quello che sta mettendo in ginocchio tutto il sistema sanitario nazionale. A tal proposito l'assessore regionale Mauro Febbo parla di un momento di difficoltà per l'approvvigionamento delle mascherine e scrive: di concerto con il presidente Marsiglio mi sono già attivato per dare attuazione alla legge pubblicata questa mattina e affinché anche in Abruzzo ci si possa dotare di mascherine chirurgiche, che sono quelle un pochettino più all'uopo per lavorare all'interno di un ospedale. Dunque queste le parole di Mauro Febbo anche in risposta alle polemiche politiche che ci sono state proprio sull'approvvigionamento delle mascherine. E noi adesso andiamo avanti con il nostro telegiornale, ci spostiamo a Farindola, dove è arrivato il contagio. A comunicarlo è stato il primo cittadino Ilario Lacchetta, che ha confermato i primi due casi sul suo territorio comunale. Un altro colpo dunque per il comune già approvato, lo ricorderete, dalla tragedia dell'hotel Rigopiano. Intanto Lacchetta chiede al presidente Marsiglio di rivedere la posizione di Penne per quanto riguarda la zona rossa, il servizio di Stefano Recanati. Due notizie, queste positività anche nel vostro comune. Ecco, come avete accolto la notizia, soprattutto in un comune che negli anni ha vissuto tante tragedie e questa del coronavirus non ci voleva. La notizia sicuramente era attesa perché da diversi giorni, visto anche l'andamento dei contagi sull'area Vestina, ci aspettavamo da un momento all'altro. È chiaro che desta preoccupazione perché è una comunità che ha sofferto tanto in passato, non è sicuramente nelle condizioni di vivere un nuovo dramma sociale come quello che è occorso qualche anno fa. Quindi l'appello che rivolgo alla cittadinanza è quello di restare a casa, perché è l'unica maniera per avere in qualche maniera contezza che il virus non si propaghi nella nostra comunità. E per quanto riguarda i due contagiati, sono casi isolati che sono in quarantena già da diversi giorni, quindi mi sento di rassicurare la cittadinanza di questo. È una notizia che ci aspettavamo già da qualche tempo, quando purtroppo c'è stato quel focolaio dell'ospedale di Penne che avevamo intuito potesse avere anche delle ripercussioni sulla nostra comunità. È sicuramente una notizia che deve responsabilizzare ancora di più ogni cittadino, perché da un lato c'è la rassicurazione che questi sono due casi isolati che sono in quarantena già da diversi giorni e che hanno avuto pochissime interferenze sociali. Dall'altro c'è la consapevolezza che questo virus riusciremo a sconfiggerlo solo se tutti quanti noi mettiamo in campo un comportamento esemplare che fa sì di limitare al minimo le interazioni sociali, quindi uscire pochissimo di casa e soffrire come stiamo soffrendo tutti in questi giorni, per poi ripartire con ancora più determinazione. L'arrivo del coronavirus, come stavamo dicendo all'inizio, dopo anni funesti per il vostro comune, vi ripiomba ancora nella disperazione. Ecco, che cosa hai pensato appena hai avuto questa notizia di questi due casi di positività? Sicuramente che la mia comunità, ma così come l'intera nazione, non merita di vivere questo dramma, perché sono state tante le sofferenze del passato e quindi una comunità che ha sofferto così tanto basta un minimo per destabilizzarla anche dal punto di vista psicologico. Sicuramente le difficoltà ci hanno unito e ci hanno fatto sì che siamo ancora più resilienti, quindi siamo abituati a soffrire, siamo abituati a rialzarci
e per questo mi rivolgo con ancora più determinazione alla mia gente affinché ciascuno di noi metta in campo quei comportamenti che possono essere salvifici per tutti noi. Per chiudere, la notizia che potrebbe arrivare nelle prossime ore è l'attuazione di queste zone rosse da parte del presidente Marco Marsiglio. Penne dovrebbe essere fuori, così come Città Sant'Angelo. Ecco, Penne è un paese estremamente attaccato alla vostra comunità. Secondo te è un'attuazione giusta o sbagliata? Ecco, se poi dovesse essere vero che Penne rimanga fuori da questa zona rossa. Io spero che il presidente possa tornare sulle sue decisioni, in quanto Penne deve essere assolutamente zona rossa per il boom di contagi che ha avuto, quelli acclarati e quelli che sicuramente non ancora sono stati scoperti. Quindi secondo me in questa fase è opportuno che ci sia una chiusura integrale dell'area affinché questi contagi rimangano in qualche maniera limitati e possa poi consentirci di ripartire. Penso alla Brioni, penso a tutte quelle piccole realtà produttive che con una non chiusura sono costretti a ricevere i lavoratori e quindi ulteriori potenziali focolai che sicuramente destabilizzerebbero l'intera area. Quindi mi auguro che il presidente Marsiglio possa tornare sulle sue considerazioni e includere anche Penne nella zona rossa. Vedremo quali saranno gli sviluppi di questa situazione delle zone rosse. C'è anche il territorio di Ortona in provincia di Chieti che chiedeva in qualche maniera una misura più restrittiva. Vedremo se più avanti ci saranno altre zone rosse in Abruzzo. Cambiamo argomento, torniamo ad occuparci delle questioni che riguardano i siti produttivi e le fabbriche ancora aperte. La FIOM CGL e la FIM CISL concordano con la richiesta di 41 sindaci del comprensorio Sangro Aventino, che chiedono di chiudere tutte le attività economiche e industriali che non producono beni di prima necessità. Misure più restrittive sono state infatti auspicate con un documento inviato al Premier Giuseppe Conte e al Presidente della Regione Marsiglio. In questo momento difficile, dice Alfredo Fegatelli della FIOM di Chieti, è giusta tale richiesta a difesa delle proprie comunità. Sulla stessa lunghezza d'onda anche la Segreteria Regionale Abruzzo-Molise della FIM CISL, che appoggia e sostiene l'iniziativa dei sindaci, perché scrive in una nota: la salute dei lavoratori e delle loro famiglie deve venire prima di qualsiasi interesse economico. Nelle aziende, sui mezzi di trasporto pubblico, conclude la FIM CISL, risulta difficile il rispetto dei decreti e ogni probabilità di contagio deve essere scongiurata in tutti i modi. Noi adesso andiamo ad ascoltare il servizio che riguarda proprio questa notizia e poi un videomessaggio del sindaco di Palena, Claudio D'Emilio. Misure più restrittive con la chiusura di tutte le attività economiche e industriali non indispensabili della Val di Sangro. La richiesta è contenuta in una lettera sottoscritta da 41 sindaci della provincia di Chieti e inviata al Premier Conte e al Presidente della Regione Marsiglio. La lettera giunge al termine di giorni di tensione tra i lavoratori, le forze sindacali e le aziende in merito alle condizioni di lavoro e dei trasporti in emergenza coronavirus. Le famiglie vivono situazioni paradossali e di grande ansia, scrivono i sindaci, mentre ai bambini viene giustamente imposto di stare a casa, ai genitori viene chiesto di recarsi a lavorare in fabbrica in cui ci sono grandi assembramenti e il rischio di contagio elevato. Non stiamo forse vanificando gli sforzi degli abruzzesi che si adeguano alla disposizione del governo nella speranza di concorrere con adeguati comportamenti al contenimento del contagio? Si domandano i primi cittadini. La richiesta è una sola: prendere provvedimenti adeguati, seppur forti e imponenti, al fine di tutelare la salute dei lavoratori. I trasporti pubblici per il raggiungimento delle sedi di lavoro, aggiungono i sindaci, non garantiscono gli standard di sicurezza in relazione al numero di corsie, né tantomeno è pensabile ipotizzare che più dipendenti si rechino al lavoro con un'unica auto. Siamo costretti a segnalare la ripresa dell'attività produttiva delle grandi industrie di Val di Sangro e con essa
di tutto l'indotto, nonostante le perplessità espresse dai rappresentanti dei lavoratori e della sicurezza sui luoghi di lavoro, tanto da indurre a proclamare scioperi al fine di poter garantire a tutti il rispetto delle disposizioni che invitano tutti a restare a casa. Proprio martedì, dopo lo sciopero indetto in Sevel con un'adesione del 60%, l'azienda del Ducato ha comunicato la sospensione delle attività lavorative fino a domenica 22 marzo. La decisione è stata presa per mancanza di componentistica e forniture provenienti da varie aziende dell'indotto. Sono gli effetti immediati del clima che si respira nell'area industriale della Val di Sangro per l'assenza di molti operai che non sono andati a lavorare nelle rispettive aziende e non vi andranno nemmeno nei prossimi giorni per paura del contagio a causa dell'incertezza sui sistemi di sicurezza per la salute. In questo momento rappresento 41 sindaci del Sangro Aventino e Alto Vastese. Poco fa abbiamo inviato una PEC al Presidente del Consiglio e al Presidente della Regione, una richiesta finalizzata alla sospensione delle attività produttive nella zona Val di Sangro, soprattutto di quelle aziende che non producono beni primari in questo particolare momento di emergenza coronavirus. Da parte delle autorità locali c'è stato un ampio rispetto per quanto riguarda le prescrizioni dettate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo. La riduzione della libertà individuale, vale a dire quello di stare a casa, è stata percepita come un sacrificio giusto al fine di garantire la salute di tutti. Tutto questo verrebbe meno soprattutto a causa di quegli assembramenti che si creerebbero intorno alle fabbriche della Val di Sangro e non, e sarebbe veramente un paradosso tenere i nostri bambini chiusi in casa e mandare i loro genitori al lavoro. Torniamo nell'area Vestina, è stata posticipata lunedì 23 la riapertura dei siti produttivi della Brioni. Vediamo il servizio. Ancora novità per quanto riguarda la produzione Brioni, perché da comunicazione aziendale arrivata nel primo pomeriggio gli stabilimenti vestini riapriranno i battenti, riattivando le attività produttive di Roman Stein nei tre siti di Penne, Montebello di Bertone e Civitella Casanova lunedì 23 marzo e non più giovedì 19 marzo. Il ritardo dell'apertura è dovuto al fatto che le mascherine KN95 non sono ancora disponibili in fabbrica, seppur arrivati sul suolo italiano, ma in attesa di sdoganamento. Intanto le organizzazioni sindacali, unitamente alle rappresentanze sindacali unitarie e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, assicurano la loro vigilanza sull'attuazione del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 tra governo e parti sociali. Tutto questo, continuano le sigle sindacali, in considerazione della situazione particolare del capoluogo vestino, dove nonostante possa contare solo l'1% della popolazione totale abruzzese, c'è invece il 16% dei contagiati in Abruzzo, ma nelle ultime ore sono tanti i dubbi sollevati dai lavoratori sulla riapertura della fabbrica, vista la paura che si sta diffondendo a Penne e nelle zone limitrofe. Andiamo avanti e torniamo a parlare dei tamponi e delle analisi che si stanno conducendo in queste ore. Comincia ad andare a regime il lavoro nell'istituto zooprofilattico di Teramo sui tamponi da coronavirus. Due squadre e due turni fino a notte fonda analizzano e fanno diagnosi rispetto alle positività da Covid-19 all'interno del laboratorio di biocontenimento. I campioni stanno arrivando dal Teramano e dall'Aquila. L'IZS ha la capacità di effettuare fino a 700 tamponi al giorno. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Si lavora fino a tarda sera all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise Caporale di Teramo. Si analizzano e si fa diagnosi sui tamponi da Covid-19, cercando così di velocizzare il lavoro disumano che sta svolgendo in questi giorni il Laboratorio di Microbiologia e Virologia di Pescara, il centro di riferimento regionale sul coronavirus. A Teramo i primi tamponi sono arrivati nel pomeriggio di lunedì scorso, nella sede di via Campo Boario. Nel primo giorno sono state effettuate poco meno di
200 analisi, ma si tratta di una fase di rodaggio e di messa a regime. Infatti l'IZS ha la capacità di analizzare 700 tamponi giornalieri. In questo momento si effettuano due turni di lavoro con due squadre distinte in modo da assicurarne sempre una operativa nel caso di contagio degli operatori. Il percorso dei tamponi da Covid-19 che stanno confluendo all'IZS di Teramo e che provengono da tutto il territorio teramano e dall'Aquila sarà quello obbligato e stabilito dall'Istituto. I campioni vengono consegnati in accettazione nella massima sicurezza e trasferiti nel laboratorio trasportabile di biocontenimento utilizzato per il trattamento di virus estremamente contagiosi. È stato il Ministero della Salute ad autorizzare l'Istituto Teramano ad effettuare l'analisi sui tamponi, un riconoscimento importante ad una struttura di alto valore scientifico e all'avanguardia sulla ricerca. L'IZS Caporale, infatti, è centro di referenza nazionale per l'OIE per malattie contagiose come il virus della zanzara tigre, la Blue Tongue e la pleuropolmonite da bovino. Cambiamo argomento, la vedete collegata via Skype Alessandra Portinari, presidente di ANCSA Abruzzo, perché il coronavirus e le emergenze e le restrizioni in atto stanno provocando problemi ai bambini più deboli. L'ANCSA si occupa di bambini autistici. Sentiamo proprio Alessandra Portinari e le iniziative che state mettendo in campo. Buonasera a tutti. Come ANCSA, l'Associazione Nazionale dei Genitori Soggetti Autistici, tutto di sostegno con Alessandra, sentiamo male, ti sentiamo male, non riesco a capire, vediamo se riusciamo a sentirci. Sentite? Meglio. Adesso sì, proviamo adesso. Okay. Dicevo, come ANCSA Abruzzo, l'Associazione Nazionale dei Genitori Soggetti, abbiamo messo in atto la settimana un servizio di sostegno psicologico telefonico per le famiglie autistiche. E potete contattare questo numero al 347-6368-337. Diciamo che in questo periodo purtroppo molti bambini, molti ragazzi autistici sono costretti a stare a casa perché i centri di riabilitazione sono chiusi, così come la scuola, e si manifestano comportamenti problema, ma anche la perdita della routine quotidiana, per cui effettivamente è molto dura. E noi attraverso la nostra psicologa offriamo un sostegno, quindi i genitori possono chiamarci, possiamo dare delle prassi anche in questo momento in cui i bambini sono costretti a stare a casa, delle prassi da seguire per così non scompensarli ulteriormente, quindi ricreare una nuova routine. Alessandra, ripetiamo il numero di telefono perché prima c'è stata una piccola interruzione. Allora, il numero è 347-6368-397 oppure alla nostra mail che è abruzzoangsa@gmail.com. Perfetto, adesso si è sentito in maniera limpida, grazie ad Alessandra Portinari. Servizio. Buona grazie. Serata. Buonasera alla collega Alessandra Portinari, che è anche una valente giornalista, oltre che essere presidente di ANCSA Abruzzo. Abbiamo terminato il nostro telegiornale, io vi ringrazio per averci seguito, sono le 19:42 e 40 secondi in questo momento e io vi auguro una buona serata.